Adesso vorrei farvi vedere qualcosa. Vorrei farvi vedere una piccola dimostrazione di Shiatsu, una piccola dimostrazione di Reiki. Del Reiki vedremo un trattamento semplice, che è quello sul viso e sul di bilanciamento dei chakra, mentre riguardo lo Shiatsu vi farò vedere due posizioni classiche, ovvero il corpo adagiato sul futon del ricevente, ma anche la posizione seduta. Voglio soltanto dirvi che lo Shiatsu è sdraiato accanto alla posizione supina e quella prona ha anche quella laterale, che permette veramente tantissimi margini di creatività e soprattutto idonea, per esempio, per le donne che sono incinta. Adesso Chiara Trompetto vi farà vedere come con il Reiki è possibile trattare una parte anche localmente del corpo. Tratteremo la testa, che porta molto sollievo, libera dai pensieri anche negativi, quindi dalle forme pensiero, ma soprattutto dallo stress. Noi siamo in un mondo molto oberato di pensieri, di lavoro, è ovvio che c'è una concentrazione di stress. Allora, Chiara inizia a mettere le mani sul cuore, e mette le mani sul suo cuore, fa centratura. Attraverso la centratura l'operatore Reiki entra in contatto con l'energia universale, poi adagerà le mani per creare il primo contatto sulle spalle dell'individuo. E una volta entrato in contatto con l'energia dell'individuo, è ovvio che siamo più veloci, non possiamo vedere perché sarebbero 3-4 minuti per posizione, inizierà il trattamento alla testa, adagiando le mani sugli occhi. Come vedete, Chiara adagia le mani morbidamente sul soggetto, le mani non sono tese, i polsi sono rilassati, le spalle sono rilassate e le mani sono a conchiglietta. Il Reiki lavora sia per contatto che eventualmente anche a qualche millimetro di distanza. Poi la seconda posizione, una mano per volta, Chiara porterà le mani sulle tempie del soggetto. Una mano per volta, perché in questo modo si dà continuità al trattamento Reiki e la persona non si sente abbandonata, per esempio. Poi farà uno spostamento, un movimento della testa da una parte, creerà un po' di spazio e passerà così a trattare la zona della nuca. Per chi si intende di chakra, noi qui stiamo lavorando sul sesto chakra, come prima, che è il chakra dell'intuizione. E poi porterà le mani una per volta sulla sommità del capo, pensando sempre alla propria comodità. I pollici sono vicini, si avvicinano. È molto interessante vedere come Chiara ha anche cercato di trovare la sua posizione, perché soprattutto sulla sommità del capo bisogna veramente pensare e adeguarsi rispetto alla propria struttura e alla struttura del ricevente. E poi il trattamento alla testa si conclude con un contatto a V, che chiaramente non strozza, quindi abbastanza ampio, in adiacenza del collo del soggetto. E qui siamo proprio sul quinto chakra. È molto importante la chiusura di tutti i trattamenti, come anche l'apertura. Quindi noi apriamo con la centratura e chiudiamo con una, veramente ringraziando il soggetto prima attraverso le nostre mani, quindi mantenendo una ritualità importante, il rituale di chiusura. E poi piano piano staccheremo una mano per volta, ringrazieremo il soggetto e ci staccheremo dal campo energetico per permettere alla persona che ha ricevuto il trattamento di integrare il suo vissuto e quanto ha corso. Chiaramente, mi ripeto, ogni posizione non ha un tempo preciso, ma si consigliano almeno di tenerli tra i 2 e i 3 minuti, anche se l'idea è che la mano si sposta quando qualcosa sotto cambia.